Ho studiato ingegneria perché era al di là che ovviamente mi piacevano le materie scientifiche, era la facoltà che garantiva più possibilità di ottenere lavoro. Non pensavo all'appiaggio perché io mi sono laureato in ingegneria elettrotecnica e l'appiaggio, essendo un'industria metalmeccanica, aveva pochissimi ingegneri elettrotecnici, credo nessuno in allora. Chiaramente mi sarebbe interessato entrare in piaggio, primo perché amo Finale e quindi, come tutti i liguri, sono legato al mare, se non vedo il mare sto male, e poi perché era una realtà molto forte quando io mi sono laureato nel 75, e però non c'era possibilità. Allora ho cominciato a lavorare in proprio con mio suocero, un po' insegnato, poi nel 79 sono invece stato assunto in ditta perché serviva un futuro capo della manutenzione. Questo l'ho saputo ovviamente dopo essere entrato, e quindi avevano scelto l'ingegnere elettrotecnico perché era dove avevano le problematiche un po' più difficili da risolvere. Sono entrato come appartenente all'ufficio acquisizione macchine e impianti perché fino agli anni 70, primi anni 80, direi fino a metà degli anni 80, è stato un periodo molto nel quale la Piaggio ha acquisito molto macchine e molti impianti nuovi. Questo sia per supportare la produzione motoristica, che ovviamente pretende molte precisioni, quindi macchine sempre all'avanguardia, sia per supportare quello che poi sarebbe stata la produzione del P180. Il mio ingresso in Piaggio, ripeto, nel febbraio del 79, realtà sconosciuta, però ovviamente a quei punti ero ingegnere, quindi avevo un'idea di cosa andavo a trovare. Il primo periodo l'ho fatto nell'ufficio acquisizione macchine e impianti, perché era un periodo che si compravano molte macchine e molti impianti. Ad esempio, nei primi anni 80 si è rifatta la galvanica Velivoli, per darvi un'idea della dimensione, avevamo una quindicina di vasche da 20.000 litri l'una, erano lunghe 10 metri, larghe 1, profonde 2, per poter lavorare poi le semiali in futuro, le semiali del P180. Sono stato 2 anni in questo ufficio, poi sono passato, come mi era stato detto al momento dell'ingresso, sono passato in manutenzione, ne ho acquisito la responsabilità dopo un annetto e sono stato lì direi 5-6 anni. È stato il periodo per me scusate, più formativo, perché il manutentore è quello che vede tutte le problematiche dell'azienda, vede, conosce tutti i segreti dell'azienda, e quindi mi ha permesso di conoscere lo stabilimento veramente fino in fondo. Cosa che mi è servito, perché poi nell'86 sono passato alla produzione velivoli, e produzione velivoli in quel momento, non avevo detto che la Piaggio era l'unica azienda al mondo, direi, già da allora, che faceva sia una parte motoristica, una produzione motoristica e una produzione velivolistica. Produzione motoristica era su licenze Rolls-Royce, Lycoming, poi Honeywell, e la produzione velivolistica era prodotti interamente Piaggio, quali P166. Quando io sono andato in produzione c'era una serie di 10 P166. P166 è un aereo lo usa soprattutto la capitaneria di porto, è un aereo che è estremamente maneggevole a basse velocità e quindi è particolarmente usato per la sorveglianza delle coste e cose di questo tipo. Il fatto che mio padre lavorasse in Piaggio ovviamente era una cosa positiva, perché c'era la possibilità di studiare, che visto che lui aveva un lavoro, mia mamma d'estate faceva la bagnina, quindi incrementava, poi anch'io ho fatto il bagnino ai tempi dell'università. Da ragazzino la Piaggio per me era un'entità sconosciuta, non sapevo assolutamente cosa poteva esserci dentro, la vedevamo da fuori anche perché andavamo a giocare lungo il fiume e la Piaggio confinava proprio con il fiume a ovest di Finale. La Piaggio non era il nemico, perché allora non me ne rendevo conto, però è stata quella che ha fatto sì che io e mio padre praticamente non lo conoscessi da ragazzo, perché lui non l'ha detto, ma lavoravano anche 13 ore al giorno.
facevano molto straordinario. Mi ricordo che lui arrivava, si mangiava alle 5 e mezza di pomeriggio, perché lui usciva alle 5 e doveva rientrare alle 6 e veniva a casa a mezzanotte, quindi mio padre praticamente non l'ho quasi mai visto se non nel weekend. Beh, i dipendenti Piaggio, sì, negli anni 80, fine 70, anni 80, sono continuati a crescere. Siamo arrivati, mi sembra, finale ad essere 1550 e 500 a Genova. E c'era moltissimo assorbimento di manodopera. Ricordo in allora che c'era, beh, ci sono ancora le scuole professionali a Finale. I congegnatori meccanici erano tutti assunti in azienda, non c'era nessuno che dovesse andare da qualsiasi altra parte. Addirittura, come facevano molte aziende, avevamo in qualche modo, d'accordo col preside ovviamente, aggiornato i loro programmi, e l'istituto professionale presentava delle, se non proprio delle materie, degli approfondimenti di alcune materie che interessavano alla Piaggio, vedi, non so, i trattamenti termici piuttosto che la formatura lamiera, piuttosto che le macchine a controllo numerico. Questo per far sì che da noi entrassero dei ragazzi che avevano già un minimo di conoscenza di quello che poi avrebbero trovato in ditta. Beh, il fatto di avere una grossa qualità nella manodopera non supportata da una grossa industrializzazione è quella che ha permesso di far fronte a tutta una serie di problematiche. Io ricordo che era venuto un ingegnere americano della Lockheed a visitare l'azienda. Alla fine mi ha detto: uno qualsiasi dei suoi operai dalle mie parti sarebbe capo officina. Poi ho capito perché, quando sono andato negli Stati Uniti a vedere la Lockheed, lì c'è un'organizzazione, c'era, ci sarà ancora certamente, un'organizzazione minuziosa di tutto quello che era la produzione, addirittura con l'assurdo, con vassoi per fare un subassieme, c'erano tutti i pezzi di questo subassieme in un vassoio che era colorato secondo i giorni della settimana. Questo veramente mi sembrava eccessivo. Comunque c'era un'organizzazione incredibile. Da noi invece vigeva molto più l'arte di arrangiarsi, quindi i nostri operai erano molto più bravi a fare certe cose perché dovevano arrangiarsi. Quindi è chiaro che quando poi li mettevamo in condizioni, e è successo sia col Falcon sia con la Dassault che col P180, di avere delle attrezzature di un certo tipo, chiaramente i risultati sono stati indubbiamente di un certo livello, insomma. Pensiamo che la Dassault è l'azienda nel mondo, secondo me, che ha la maggior qualità, persino le parti nascoste le vuole perfette, e si era complimentata con noi per la nostra qualità, per la nostra precisione. Chiaro che per sviluppare un aereo, poi in termini di industrializzazione, quindi di produzione, pur se non un aereo grande, perché poi il 180 tutto sommato è un executive, quindi è un aereo di dimensioni contenute, non può affrontare l'industrializzazione una sola società, perché l'esborso finanziario sarebbe notevole. Quindi la Piaggio aveva cercato una collaborazione con una società americana, la Learjet, per poter sviluppare metà dell'aereo negli Stati Uniti. Questo serviva anche da un punto di vista commerciale, perché è chiaro che un executive avrebbe avuto poi soprattutto un mercato americano, e quindi il fatto che metà fosse costruito negli Stati Uniti era un buon biglietto da visita per la commercializzazione. Quindi metà dell'aereo, pur se progettato con Piaggio, era stato industrializzato negli Stati Uniti e l'altra metà in Piaggio a Finale. Ahimè, la Learjet è andata in crisi, non per quello, c'era già, noi non lo sapevamo. Lei credeva molto nel P180 e sperava col P180 di risollevarsi, non ce l'ha fatta perché finanziariamente non è più riuscita ad affrontare la cosa, e quindi a un certo punto ha chiuso, e la Piaggio si è ritrovata sulle spalle tutto il velivolo. E qua dove è iniziata la crisi che mi chiedeva il signor Iannone.
Biagio ha cominciato a chiedere denari alle banche per affrontare la situazione, fino a che a un certo punto le banche hanno detto adesso basta, soldi qua non ce ne sono più, non te ne diamo più, e hanno mandato 4 manager della Legna in azienda per controllare quello che stava succedendo. Questo direi nel 92, all'inizio degli anni 90. Io in quel momento lì ero in produzione, avevo la responsabilità oltre della velivolistica anche della motoristica, perché nel frattempo poi mi avevano aggiunto la parte motoristica. Parte motoristica, apro una parentesi, che è sempre stata un po' la banca della Piaggio, perché revisionavo i motori degli elicotteri del nostro esercito, della nostra aeronautica, e i motori delle pattuglie acrobatiche, degli Ermacchi, dell'addestratore Ermacchi. E era un tipo di lavoro che rendeva molto, facevano questi lavori su licenza Rolls Royce. Quindi avevo la parte velivolistica e la parte motoristica, e sono arrivati questi manager della Legna, hanno ovviamente per prima cosa licenziato il management precedente, il top management precedente, hanno preso in mano l'azienda, secondo me, dirlo non mi fa paura, se c'era già l'intenzione di far chiudere l'azienda per poter avere in mano il progetto del P180, comunque era un progetto che aveva una sua grossa valenza, e anche la parte motoristica tutto sommato davamo un po' fastidio a qualcuno, perché noi eravamo come azienda un'azienda medio piccola, e eravamo gli unici oltre alla Fiat che facevano manutenzione motoristica in Italia. Tenete presente che, non so adesso, ma allora c'erano anche degli aiuti da parte statale se si lavorava in questi tipi di prodotti strategici. Quindi insomma c'era tutto un business al quale poter attingere. Questi di Alenia a un certo punto hanno detto ok, la ditta avanti così non può andare, e quindi portiamo i registri in tribunale. È iniziata quindi abbiamo avuto 3 commissari governativi a gestire l'azienda, commissari governativi che non avevano la più pallida idea di cos'era l'industria, ovviamente, e siamo entrati in quella che si chiama amministrazione straordinaria. Praticamente in questo periodo un'azienda deve dimostrare di essere viva, cioè che al di là dei debiti che ha accumulato può fare dell'attivo. In 4 anni la Piaggio, le maestranze sono riuscite a dimostrare ciò. Tenete presente che abbiamo lavorato tutti, compresi i dirigenti, che ne pensassero gli operai, 3 mesi senza stipendio. E io mi ricordo che giravo i reparti, mi viene ancora adesso, ero commosso a vedere queste persone che pur senza stipendio continuavano a lavorare e lavoravano sempre, davano il massimo proprio per dimostrare che l'azienda era viva. Ci siamo riusciti tutti assieme, allora c'era anche un bel rapporto con il sindacato, che era molto importante, perché in un contesto del genere il sindacato è molto importante. Poi al di là dell'aspetto politico, che al momento non mi interessa, però a finale c'era centrosinistra, Savona centrosinistra, Liguria centrosinistra, Genova centrosinistra. Questo ovviamente, ripeto, al di là dell'aspetto politico, ci ha indubbiamente favorito molto, perché siamo riusciti a portare avanti tutta una serie di distanze, siamo riusciti a dimostrare che la Piaggio c'era, poteva sopravvivere e avrebbe potuto continuare a fare utile. Si è arrivati così alla decisione di vendere l'azienda, c'erano 5-6 cordate in competizione, in una eravamo presenti anche noi dirigenti, eravamo 10 dirigenti con Paribas, con la banca francese, e Schroeder come, e ci chiamavamo ALA, e siamo rimasti alla fine in 2, noi e la cosiddetta cordata dei turchi, capitanata da Piero Ferrari. Cordata dei turchi che poi vinse, giustamente direi, anche se era dall'altra parte, perché aveva proposto piena occupazione, mentre invece noi, che conoscevamo molto bene le problematiche aziendali, avevamo capito che per 150 persone non c'era e non ci sarebbe stato lavoro, e quindi avevamo proposto una sorta di
allontanamento, pur se aiutato dalla ditta, per 150 persone. È chiaro che il sindacato ha preferito la cordata turca. In quel momento lì il sindacato aveva ovviamente un peso enorme e quindi la ditta è stata venduta a questi personaggi. Loro avrebbero fatto piena occupazione, c'era il loro piano industriale, perché avrebbero acquisito tutte le T-53 e T-55 turche, degli elicotteri turchi. Loro ne hanno molti, perché sono quegli elicotteri, quelli di Apocalypse Now, quelli a doppio rotore, perché gli Stati Uniti ovviamente ne hanno sempre forniti molti, e se avessimo potuto avere tutti questi motori ovviamente sarebbe stata non solo piena occupazione, ma avremmo dovuto addirittura assumere operai. Stranamente dopo due mesi i turchi furono liquidati con un bel po' di soldi, sparirono, ovviamente le turbine non arrivarono mai, iniziò quindi la nuova Piaggio, la Piaggio Air Industries dal 1998 direi, io nel 97 ero stato fatto direttore di stabilimento, la cosa andò avanti fino al 2004, anno nel quale fui poi destinato alla responsabilità dello trasferimento dello stabilimento a Villanova. Mi ricordo all'inizio ci fu la cassa integrazione, poi il sindacato cercò di fare una cassa integrazione, come si chiama quando cercano di, adesso mi sfugge il nome, una rotazione, una cassa integrazione, una rotazione. Ovviamente noi come dirigenti cercavamo di tenere gli operai più bravi dentro, ovviamente, però il sindacato voleva fare questa cassa integrazione a rotazione. Alla fine poi, come in tutte le cose, si furono aggiunti dei compromessi e poi si cominciò a parlare di prepensionamenti e di aiuto a persone che volevano andare in pensione con dei premi per chi chiedeva di andare in pensione che avesse l'età, che aveva l'età per farlo, insomma. Non si parlava di licenziamenti ovviamente, e questo è durato direi 4, 5, 6 anni. Allora, poi negli anni 2000, con l'avvento di questa nuova proprietà, diciamo che è nato un periodo di grandi speranze. Questi dicevano di avere collegamenti con tutto il mondo per poter avere lavoro, il 180 stava viaggiando, avevano fatto delle joint venture con delle società americane per la commercializzazione, quindi sembrava un momento di crescita. Nacque l'esigenza di avere uno stabilimento più razionale. La Piaggio era nata nel 1916, i vari capannoni, i vari edifici erano stati costruiti via via che servivano e quindi senza un raziocinio industriale, semplicemente c'era da fare un capannone perché serviva in più e si faceva, non si stava a vedere il layout che tipo di funzionalità avrebbe avuto. Ci siamo ritrovati quindi negli anni 2000 con uno stabilimento di 70.000 metri quadri, con una decina di edifici di produzione sparpagliati per quei 70.000 metri quadri, quindi con perdite di tempo e con delle irrazionalità che indubbiamente erano da gestire in un certo modo. C'erano poi le nuove filosofie di just in time piuttosto che di lean production, che pretendevano un layout completamente rivoluzionato. Non si poteva fare nello stabilimento di Finale e si era quindi cercata un'area da poter costruire uno stabilimento nuovo, si era trovato nella pianura di Albenga, proprio dentro l'aeroporto. Fu incaricato di verificare la gestibilità dell'area, di fare il layout di tutto lo stabilimento, di programmare i magazzini e di fare tutto quelli che furono i lavori, che erano i lavori propedeutici per lo spostamento dello stabilimento. Finì il mio lavoro proprio con la mia andata in pensione a fine del 2007. Questa cordata che ha acquisito la Piaggio era una cordata a carattere finanziario, non era una cordata
a carattere industriale, perché non c'era nessuno. Sì, c'era Piero Ferrari, però Piero Ferrari, parliamoci chiaro, è una figura messa lì per il nome, ma non è che poi si sia mai interessato di quello che succedeva in azienda. Quindi diciamo che era una cordata finanziaria, quindi a gestire il discorso c'erano dei finanzieri. Tenete presente che hanno acquisito la Piaggio senza spendere una lira, quindi direi che è stato un signor business. E quindi l'hanno un po' vista come dei finanzieri, non come degli industriali. E questo certamente ha comportato una serie di problematiche. Poi, insomma, tutto il management, tra virgolette, vecchio, che pian pianino è stato licenziato. Sono subentrate gente, persone nuove. Ora la Piaggio, forse perché è un'azienda di paese, non lo so, ma è un'entità, è un'entità un po' strana, non è facile capire la Piaggio. Siamo sempre stati molto autarchici, ripeto, ci facevamo addirittura i rivetti, sì, tutte le lavorazioni si facevano all'interno. Sono arrivati dei nuovi manager, mi sembra una parola eccessiva manager, però la uso, sono arrivati dei nuovi manager che hanno cominciato a pensare di dare fuori ditta a tutta una serie di lavorazioni. Non si possono ad esempio dare i trattamenti termici fuori ditta, perché sono dei tempi di lavorazioni che sono incompatibili col fuori ditta. Loro pensavano di dare i trattamenti termici fuori ditta. Tutta un'altra serie di cose ha portato alla guida della Piaggio una serie di persone che, per quanto bravissime nel loro lavoro, non conoscevano la Piaggio, non conoscevano la nostra realtà e a mio parere non si sono saputi calare in quella che era la nostra realtà. Invece di, a mio parere, cercare di capire e poi cambiare, hanno subito voluto cambiare, così. Secondo me è la cosa più sbagliata di questo mondo. Poi, indubbiamente, sono state le torri gemelle, concorrenza, crisi a livello mondiale, le banche che si vendono sempre meno velivoli, si vendono sempre meno motori, e quindi è chiaro che anche questo ha contribuito alla crisi, però probabilmente trovare un punto di equilibrio si potrebbe anche fare. Anche perché ci sono dei lavoratori, c'erano perlomeno, che poi mi hanno detto che stanno via via, che arrivano all'età della pensione e non si preoccupano dell'abilità di chi se ne va e che devono fare da maestro per quelli che ovviamente vengono dopo di lui, però io non lo so perché non sono dentro. Fare le parti motoristiche, per fare bene una parte motoristica ci vuole un'esperienza di 20 anni almeno. Perché è veramente complicato, parliamo di precisioni di millesimi, parliamo di macchine delicate, parliamo di lavorazioni delicate, mentre invece per fare il velivolo, parliamoci chiaro, basta avere le macchine e il velivolo si fa, però la parte motoristica dovrebbe essere un punto d'eccellenza sul quale puntare. Mi sembra di capire che invece si stia facendo il contrario, questo sinceramente non riesco a capirlo, però probabilmente perché ne sono fuori e quindi è giusto che non lo capisca. La Piaggio si è andata via, ha lasciato questi capannoni vuoti lì, è chiaro che è un problema non indifferente da gestire. Sono stati fatti dei progetti al quale tra l'altro ho anche partecipato, perché poi rientravano nel discorso spostamento a Villanova, e ho visto dei progetti buoni e dei progetti meno buoni. La mia impressione è che adesso come adesso non si faccia niente perché non è il momento per costruire delle case nuove, perché mi sembra che sia già inflazione, e rischiamo di avere questo obbrobrio, perché era prima anche un obbrobrio, adesso lo è ancora di più perché ovviamente ormai è ammalorato, secondo me per parecchi anni. Non è facile da gestire perché i metri quadri sono veramente tanti. Van bene le seconde case, perché è chiaro che chi ha comprato ci deve anche guadagnare. Sarebbe bello anche avere una serie di cose pubbliche che servissero poi al paese, insomma, anche perché finale è chiuso, non si può sviluppare più di tanto, questa è un'area indubbiamente molto interessante, quindi potrebbe essere utile fare delle cose importanti per il sociale, se ne è parlato nei progetti o di scuole piuttosto che di altre cose. Il museo è molto importante perché il museo è la storia, ovviamente, ci sono dei modelli che sono veramente
la fine del mondo, sono veramente qualcosa di sono, ognuno è un'opera d'arte. Questo museo al momento credo, sì, ho visto qualcosa a Villanova quando sono andato a visitare lo stabilimento, però la maggior parte dei modelli credo che siano in qualche magazzino. Bisognerebbe assolutamente farlo. C'era anche il discorso di Castelfranco, che secondo me si poteva ospitare una sorta di museo permanente per questi modelli. Certamente nell'hangar grande sarebbe la giusta fine. La mia esperienza in Piaggio è stata assolutamente motivante e formativa, anche perché lavorare in Piaggio nel periodo in cui sono stato io praticamente si è lavorato in 2 o 3 stabilimenti diversi, perché c'è stato il periodo della fioritura, nel quale si compravano macchine, periodo di crisi, il periodo nel quale si cercava di dimostrare che questa crisi non era reale e il periodo poi di rinascita. Quindi è stata un'esperienza assolutamente bellissima, anche se ci sono stati dei momenti brutti che però poi, essendo poi finiti in gloria, si ricorda volentieri anche quello. Della Piaggio in particolare non posso che ricordare le maestranze, gli operai, non per fare populista, ma perché in effetti è lì che fa la differenza, cioè ci sono delle persone che hanno un'abilità, c'erano perlomeno delle persone che avevano un'abilità veramente particolare e quindi era una soddisfazione vedere lavorare e metterli nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile. Ora, fare 10 velivoli fatti da 20.000 parti l'uno, quindi sono 200.000 parti, con, vi assicuro, dei pezzi di legno, non è facile, Non è facile. E ci vuole effettivamente, e con un collaudo che, tenete presente che il collaudo aeronautico è un collaudo giustamente molto severo. Io vedo certe fasi di lavorazione di altri prodotti, il collaudo, c'è un collaudo finale. Da noi ogni fase c'era un collaudo, ogni fase vuol dire che ogni lavorazione, la tornitura collaudo, la fresatura collaudo, quindi ogni fase c'era un collaudo, quindi non è che si facessero i pezzi e poi vabbè andava sempre bene, c'era il collaudo che controllava e scartava.